Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi per pubblicare un vlog da dedicare a una grande artista italiana purtroppo scomparsa, e sto parlando di Maria Rosaria Omaggio, grandissima attrice ma anche scrittrice, che nella sua vita ha fatto tantissime cose, da interpretazioni per la televisione con fiction, per il teatro con opere teatrali importanti, ma ha fatto anche dischi, perché ha inciso anche dei dischi e quindi ha fatto anche la cantante. Oggi voglio raccontarvi, per omaggiare proprio quest'artista, un po' la sua storia. E quindi dedico questo vlog alla Maria Rosaria Omaggio. Vi auguro quindi la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Se andato poi vedrò, gatta mi sentirò. Maria Rosaria Omaggio, artista di origini napoletane, che inizia la sua attività molto giovane e diventa molto popolare grazie alla partecipazione a Canzonissima. Lo farà nell'edizione del 1973-1974, un'edizione che sarà condotta da Mita Medici e Pippo Baudo. Mi è arrivato anche questo regaletto, questo è un regalo che mi fa Maria Rosaria Omaggio, che fa a me e che fa a voi. Stiamo a vedere e sentire. La sua attività artistica poi passerà attraverso cinema, televisione, teatro. Sarà anche riconosciuta grazie al suo impegno sociale come ambasciatrice dell'UNICEF Italia ed è anche comparsa sulle copertine dell'edizione italiana di Playboy nel maggio del 76, nel luglio dell'80 e anche nel novembre dell'82. È comparsa poi nel febbraio dell'85 sulla copertina di Playmen. L'esordio al cinema lo fa nel 1976 per il film Roma a mano armata e Squadra Antiscippo. Debutterà al fianco di Maurizio Merli e Thomas Millian. Molti sono i film che ha interpretato e i più importanti possiamo citare Culo e Camicia di Pasquale Festa Campanile, tesoro. Le avventure dell'incredibile Ercole di Luigi Cozzi, Era una notte buia e tempestosa, film di Alessandro Benvenuti. La cornetta. Lungi da me, Billy. Sei sicuro? T'ho detto la sto tenendo ferma, Billy. No, sembra tu la muova a continuare. No, Billy, la sto tenendo ferma. Per la sua interpretazione ha vinto a Venezia il premio Pasinetti, la Recchi d'Oro al Festival Internazionale del Cinema di Salerno e il premio Oriana Fallaci 2014. Ha scritto, diretto e interpretato anche il cortometraggio AU con musiche della PFM, presentato al Giffoni Film Festival del 2015. I varietà che l'hanno vista protagonista sono diversi. Allora, il primo nel 76, insieme a Lando Fiorini, si chiamava Erlando Furioso. E poi Tutto compreso del 1981. Ha preso anche parte a molti sceneggiati televisivi, come Sarto per Signora, Edera, Passioni, Caro Maestro 2, La Squadra, Don Matteo 5. Sì, mamma, sei stata tu la prima a farmi gli auguri. Ma vuoi che si dimentichino i miei 40 anni? Dai, ma adesso. In teatro ha interpretato molte opere. Fra i più importanti possiamo citare La Schiava d'Oriente di Carlo Goldoni, oppure L'Impresario, un'opera lirica con prosa di Mozart, che è stata allestita da Tonino Del Colle. Come autrice ha collaborato per molte riviste, ha pubblicato anche diversi libri per le edizioni mediterranee, come Viaggio nell'incredibile, L'energia trasparente, Curarsi con i cristalli, che è stato addirittura tradotto in 6 lingue. Ha dato voce a Oriana Fallaci in molti audiolibri e poi l'ha anche interpretata in un film che si chiamava Uomo della Speranza. Da un punto di vista musicale ha inciso un album nel 2005 insieme a Grazia Di Michele che si chiama Chiama la Vita. Scritto
a partire dalle nostre spirali interrotte. I svariati singoli fra il 73 e il 1988. Come consola il piffero. Maria Rosaria Maggio è morta a 67 anni dopo una lunga malattia a Roma il 1° luglio del 2024.